Mister, tre punti belli, importanti, in una cornice di livello come quella del Mazza. Serviva una vittoria del genere anche per reagire alla sconfitta di giovedì, che comunque avevo visto la squadra offrire una buona prestazione, ma rimanere con pochi, con 0 punti. Buonasera a tutti. Sì, direi che la prestazione è ottima, una vittoria, penso di non dire stupidate, meritatissima e quindi sono contento per i ragazzi perché ci siamo andati a prendere quello che non siamo riusciti a raccogliere pur facendo una buona partita giovedì col Pescara e anche nelle due precedenti con Carpi e Pianese, quindi la squadra è matura, la squadra gioca a calcio ed è venuta in uno stadio bellissimo, tra l'altro, dove ti viene voglia di giocare a calcio, a prendersi 3 punti, ripeto, meritatamente. Spesso abbiamo parlato di episodi in queste prime giornate di campionato, ecco, questa volta la squadra è stata brava a cogliere gli episodi, in particolare quel gol a fine primo tempo ha chiaramente poi indirizzato anche il sentiment nella ripresa. Sì, sicuramente molto spesso le partite vengono incanalate su una direzione grazie a episodi. Giovedì è capitato a noi un episodio avverso, oggi siamo stati bravi nel concretizzare. Poi in un momento particolarissimo della partita, perché è finito il primo tempo e quindi è sicuramente stata una situazione che ha lasciato il segno per i giocatori della Spal. Però poi abbiamo legittimato, secondo me. Gruppo nuovo si è cambiato tanto in estate, cosa può dare anche a livello di consapevolezza, di autostima, vincere in uno stadio del genere? Ci deve dare la lucidità di capire che bisogna sempre essere umili per poter fare prestazioni del genere. Appena pensi di poter essere bravino, vieni punito. Quindi io non smetterò mai di dirlo. È stata la mia carriera da calciatore a impormi questo, non essendo un talento, ma mi sono ritagliato il mio spazio da calciatore e quindi finché rimani umile hai la possibilità di raccogliere dei risultati che neanche immagini. E questa squadra ha questo nel DNA e deve diventare sempre di più una costante.